Parliamo sempre di aumenti, soprattutto per quanto riguarda le imposte locali, ma anche per quello che attiene alle conseguenze dell'abolizione dell'IMU e il temuto aumento dell'IVA. Lo facciamo con la senatrice Silvana Comaroli. Senatrice Comaroli, allora, al centro del dibattito, diciamo, economico di questi giorni c'è l'IMU. Proprio in questi giorni il Presidente Napolitano ha firmato il decreto, ma ci sono ancora delle incertezze sulle coperture. Assolutamente delle serie incertezze. È semplicemente stato rinviato l'IMU alla faccia di quello che dovevano stravolgere tutta la nostra economia, invece purtroppo io vedo che la stanno affossando, soprattutto per quanto riguarda i nostri comuni, devono fare il bilancio di previsione e ancora non sanno se loro prenderanno i soldi dell'IMU, perché con il provvedimento che ha fatto questo governo non c'è certezza della copertura e sarà molto probabilmente che ancora una volta dovranno pagare i cittadini. Questa cosa è scandalosa. Si può evitare, secondo lei, l'aumento dell'IVA? Ma se non ci sono le coperture per l'IMU, non hanno trovato le coperture per l'IMU, come fanno a trovare altri 2 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA? Punto di domanda, quindi secondo me probabilmente purtroppo, dico proprio purtroppo perché mi dispiace, perché l'aumento dell'IVA andrà a gravare sui cittadini meno abbienti, perché graveranno soprattutto su questi. Io penso proprio e purtroppo che ci sarà questo aumento. Altri aumenti che sono scattati adesso, per esempio per i trasporti, insomma, è stata fatta anche un'indagine, sono aumentate soprattutto le tasse locali, come Sì. mai? Perché lo Stato deve recuperare soldi come fa lo Stato a recuperare soldi, taglia i trasferimenti ai comuni. Ma le dico, non c'è solo un aumento delle tariffe dei trasporti e delle altre tariffe dei comuni, soprattutto riguarda tutto il settore sociale, c'è tutta una serie di persone, di famiglie, capi di famiglia che non hanno più lavoro e vanno a rivolgersi al proprio sindaco, come è giusto, e il sindaco che non ha i soldi da poter dare a queste famiglie. Sempre perché a monte c'è questo taglio dei trasferimenti da parte dello Stato. È una cosa vergognosa. Noi continuiamo a dire di tagliare la spesa statale perché è ancora una vergogna che si assumono ancora 3.000 statali forestali in Sardegna. È una vergogna che continuano ad esistere i 30.000 forestali in Sicilia. È una vergogna tutte quelle spese pazze che succede sempre al sud. La spesa deve essere tagliata e soprattutto devono finalmente applicare i costi standard. Forse finalmente riusciremo a recuperare i soldi e non ci troveremo più in questa situazione. Forse lì l'IVA effettivamente, l'aumento dell'IVA si può evitare. Questa settimana riniziano i lavori, il primo provvedimento che è in agenda in Commissione bilancio, qual è? È il bilancio di assestamento, dove praticamente noi faremo un punto della situazione da inizio dell'anno ad oggi e si fa quelle azioni correttive da qui a fine anno. Io mi auguro che che questo governo, la sua azione correttiva non sia un aumento delle tasse, perché guardate, anche se lui a parole dice che non vuole aumentare le tasse, sottobanco purtroppo lo fa. L'abbiamo visto con un altro provvedimento dove ha aumentato le marche da bollo, da 14,62 euro le ha portate a 16 euro queste marche da bollo e quelle da 1,81 euro le ha portate a 2 euro. Questo non è un aumento delle tasse che questo governo ha fatto.